intanto quello che dovevo dire penso di averlo detto. È chiaro che senza giudici non si fanno sentenze, senza sentenze nessuno sa se è colpevole o innocente. Il senso della giustizia è arrivare a una sentenza che dica qual è la risoluzione del giudice. Se continuiamo ad avere questa crisi di magistrati e non si attua qualcosa di particolare, un programma virtuoso per dotare gli uffici giudiziari calabresi dell'organico sufficiente a pronunciare le sentenze, le realtà virtuose rimarranno, diciamo, un bel risultato, ma fatto su una serie di processi minori, e tutti i processi importanti non vedranno una conclusione, che è la cosa a cui tutti quanti tendiamo. Noi come pubblici ministeri, e penso i difensori d'altro canto, dobbiamo trovare dei meccanismi, punteggi per i trasferimenti, incentivazioni, messe a disposizione di alloggi o altro. Qui è veramente difficile, diciamo, venire e permanere a lungo per un giovane che magari ha la famiglia altrove. Come diceva il consigliere D'Amato, oramai si entra in magistratura a 30-32 anni, si ha già famiglia, si ha una moglie, magari si hanno dei figli, e questo fa sì che ci sia la necessità di rientrare per assolvere ai propri doveri, e quando ci fanno dei figli siamo dei doveri precisi e specifici nei confronti di loro che non hanno chiesto di essere generati, e quindi questa è una cosa che va tenuta presente anche come facilitazione per coloro che decidono di venire a lavorare qua. Va bene che siano tutti giovani, io sono veramente favorevole ai giovani magistrati che hanno entusiasmo, preparazione, dedizione al lavoro, ma bisogna anche metterli in condizione di, non solo di venire ma anche di restare. Diciamo che a tutti quanti fa comodo non avere il problema posto, perché così non si ha una rogna in più da dover dirimere.